Ringrazio signori per essere intervenuti oggi qui e soprattutto ringrazio Sir Arthur Cargom, il presidente del Royal London Hospital, che ha accettato di ospitare questa mia nuova ricerca. Signora Ingerson, procediamo. Ragazzo mio, come sei ridotto male? Sì, lo farei se potessi. Per dimostrare a lei, Globo, e a tutti quanti, che dentro quelle spugne c'è lo stesso sangue che scorre nelle vostre vene. Il terreno su cui lei si sta muovendo è assai pericoloso. Lei cammina con un piede nella scienza e con l'altro nella... Nella provocazione. Frederick, ti prego. Non lo tocchi! Joseph Merrick, è casa mia! Abbiamo fatto un patto, noi due. Lei ha fatto di tutto per denudarlo davanti al mondo. Adesso faccia di tutto per trovargli un posto decente in questo mondo. Lei era chiuso dentro questo corpo, come l'immensità del mare dentro la fessura di una conchiglia. Certo. E riesce a parlare. Chi le ha insegnato questi versi? Mi scusi, lei chi è? Non ha importanza. Io devo tornare in Francia. Subito, questa sera. Io sola sono la tua famiglia. Sarà la vostra parola contro la mia, contro quella di uno dei massimi rappresentanti della nobiltà inglese!